La guerra, questa come tutte le guerre, come anche quella che è stata negli anni 90 in Bosnia ed Erzegovina, non risolve nessun problema, ma aggrava tutti. E poi quello che è il più dannoso è che convince la gente che solo con la forza si può difendere dalla forza. Invece la risposta umana, la risposta cristiana, la risposta di ogni uomo dovrebbe essere evitare la violenza e comportarsi con non violenza. Solo così è possibile cambiare la mentalità che purtroppo fino adesso ha in qualche modo valuta e retta nel mondo che i problemi si possono risolvere con la prepotenza, con la forza, ma quello veramente non lo è. Questo possiamo vedere da tutte le conseguenze di tutte le guerre, perché la guerra prima di tutto attacca al più sacro che c'è su questo mondo, e la vita umana. Poi distrugge tutto quello che l'uomo ha tentato di costruire, di mettere per vivere più degnamente. Allora la guerra ci sempre fa tornare e distrugge quello che abbiamo con tanta pena, con tanti sacrifici. Ma soprattutto la guerra distrugge le anime, danneggia la mentalità e poi fa soffrire anche le generazioni future. In questo senso penso che noi oggi, specialmente quando c'è la possibilità nelle mani, nelle nostre mani, di distruggere questo pianeta con le bombe, con gli armamenti atomici, allora oggi veramente per uno che minimamente pensa non c'è scelta, c'è solo impegnarsi per quanto più possibile per la pace, per la convivenza, per il rispetto dell'altro, perché nonostante che siamo tantissimi su questo pianeta, c'è veramente posto di tutti, c'è anche cibo per tutti se siamo un po' più giusti, se dividiamo le risorse che questo pianeta, tramite questo pianeta, Dio ci ha messo alla disposizione.